Oggi ho preparato per voi un simpaticissimo rotolo di pan brioche bicolor realizzato con una pasta bianca e con una pasta marrone al cacao. È molto semplice realizzare questo rotolo con il nostro Messer Cuisine Connect ed anche con il Messer Cuisine Plus. Seguitemi, vi illustrerò tutti gli ingredienti necessari ed il procedimento esatto. Gli ingredienti che ci occorrono per preparare il nostro pan bauletto bicolore sono 100 g di acqua, 130 g di latte, 50 g di zucchero, 10 g di lievito di birra, 450 g di farina 00, 30 g di burro, un cucchiaino di sale e 20 g di cacao amaro. La prima cosa che andiamo a fare è mettere nel boccale l'acqua, il latte, lo zucchero ed il lievito. Quindi procediamo, apriamo il boccale e mettiamo acqua, latte, zucchero. Chiudiamo il boccale ed impostiamo 3 minuti 37 gradi a velocità 2. Quindi 3 minuti 3 minuti velocità 2 37 gradi. Via. Allora, la prima fase è finita, adesso mettiamo la farina, il burro, farina innanzitutto, il burro, il sale, il cacao lo lasciamo perché lo metteremo dopo. Messi questi tre ingredienti, andiamo ad impostare la funzione automatica di impastare e portando però il tempo a 3 minuti. Il nostro impasto è pronto, adesso andiamo a togliere una quantità dall'impari all'incirca 380 grammi e la mettiamo a lievitare. L'altra parte andremo a mettere invece il cacao. Quindi abbiamo tolto la parte di impasto pari a 380 grammi, adesso in quest'altra parte che è rimasta nel boccale andiamo a mettere il cacao. Mettiamo il cacao. Perfetto. Ed impostiamo questa volta un ciclo della funzione automatica impastare, quindi 45 secondi a velocità 4. Il nostro secondo impasto, quello al cacao, è terminato. Andiamo a metterlo come abbiamo fatto per quello bianco in una ciotola infarinata e mettiamo tutti e due gli impasti a lievitare per circa 2 ore in un luogo caldo e coperti con una pellicola trasparente. Gli impasti sono pronti per essere messi in lievitazione, ci vediamo tra un paio d'ore. Le 2 ore sono trascorse, ecco i nostri due panetti lievitati, adesso andiamo a stenderli su un piano in legno formando dei rettangoli all'incirca di 20x30 cm e prima stendiamo quello bianco. Abbiamo steso il rettangolo bianco, adesso andiamo a stendere il rettangolo al cacao.
anche il rettangolo al cacao è pronto. Adesso spennelliamo la superficie del rettangolo bianco con del latte. E poi andiamo a sovrapporre quello al cacao. Sovrapponiamo. Se non sono perfettamente uguali, non fa nulla. Lavoriamo un po' in maniera tale da rendere il più simile possibile. Dopodiché andremo ad arrotolare dal lato lungo. Formato il rotolo, andiamo a posizionarlo in uno stampo da plum cake che abbiamo precedentemente coperto con carta da forno e lo posizioniamo a lievitare per circa 3 ore. Ecco lo stampo, mettiamo dentro il nostro rotolo, posizioniamo bene. Cominciamo a lievitare. Ci vediamo tra 3 ore. Il rotolo è lievitato, adesso lo andiamo a mettere in forno a 180 gradi per circa mezz'ora, stando attenti alla coloritura della superficie superiore. Se si colorirà troppo, potete coprire con un foglio di alluminio. Vado ad infornare. Tirato fuori il nostro rotolo bicolore, adesso aspettiamo che si freddi un pochino prima di toglierlo dallo stampo. Eccolo tolto dallo stampo, adesso andiamo a tagliare una fetta per vedere com'è dentro. Ecco l'interno del nostro rotolo bicolore, andiamo a vedere che la pasta è comunque morbidissima e il disegno è veramente simpatico quello che si crea all'interno. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi invito a seguirmi sul sito www.messericette.it, vi invito anche ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia e in più vi invito soprattutto ad iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti!